Tornando ad Usilis, che sono i Casoncelli, dei quali vi parlerà poi perfettamente Gian Domenico Ferrari, perché giustamente la fa la pasta, la vive con passione. Io ve la preparo con la ricetta più semplice, uno dice, e più tradizionale che esista, puoi mettere anche un po' di più, che è il famoso burro e salvia. Semplice, come fare il sugo del pomodoro. Ho avuto 30 persone dopo, quando ho parlato di sugo di pomodoro, a chiedermi perché si fa così. 5 minuti e pronto. La salvia va scaldata assieme al burro che si fonde. Il burro fa quel pochettino di acquetina, sapete che nel burro c'è sempre acqua, no? Ed è praticamente pronto quando è tutto sciolto. Una volta i nostri vecchi, i vostri, perché io non sono originario del Veneto, usavo a fare il burro bruciato, il burro scuro, il burro nocciola, insomma diamo tutti i nomi, l'era per dare un po' di sapore a qualcosa che non aveva sapore, perché quando nascono i Casoncelli, che adesso sono nobilitati da tanti ripieni, ma io in alcuni paesi di montagna l'era pangrattato, avanzo del formaggio duro, finito lì. A Natale, a Pasqua avanzava il cotechino, si metteva un po' in mezzo.